Paola Catani-Gaiani, responsabile ANSA Firenze. Next Generation Fest, più di 2000 giovani a Firenze, sono in dialogo con le istituzioni, col mondo della cultura, dell'impresa, dell'innovazione. Secondo te, Paola, qual è l'aspetto più interessante di questa manifestazione? Ma penso che questo evento promosso dalla Regione da Giovani Sì, essendo una giornalista, sia molto interessante perché è un'occasione per informare i giovani e per metterli a contatto con realtà di vario tipo, per età, per conoscenze, esperienze, interessi. Appunto, in quanto essere informati, secondo me, appunto, è fondamentale per crescere, per essere più responsabili, per avere un maggiore senso critico, solo per curiosità, per anche essere più liberi, per cui mi sembra un'ottima occasione, poi condensata tutta in un'unica giornata, gratuita, una full immersion su una serie di temi importanti, ed è interessante anche per me, perché la vivo con gli occhi della generazione Z, insomma. Mi piacerebbe essere anche la generazione Z, ma insomma. Tu che comunque racconti la realtà da anni, hai visto evolversi le generazioni, come pensi sia cambiato il livello di partecipazione dei giovani in questi anni e secondo te se c'è uno strumento che può incentivare la partecipazione dei giovani? Ma allora, non per piaggeria, ma insomma questo è sicuramente uno strumento. La partecipazione dei giovani è molto cambiata rispetto ad esempio alla mia generazione, perché con internet loro sono connessi con il mondo sempre, cosa che per noi non era così appunto, con i social possono avere un approccio diretto anche con le istituzioni, no? Con i rappresentanti delle istituzioni. Credo che rimanga importante considerare i giovani non solo come dei consumatori ma dei protagonisti che, come dice qualcuno più esperto di me, che devono essere parte, non solo prendere parte, quindi credo sia questo. Gli strumenti credo sia necessario appunto renderli protagonisti e creare delle occasioni di conoscenza, di confronto e di occasioni nelle quali loro possano far conoscere quali sono le loro esigenze.